Noi abbiamo posto il problema che la mediazione trovata sul blocco dei licenziamenti per noi non è sufficiente, non ci convince, e abbiamo chiesto su questo l'impegno a poter riaprire un confronto e una discussione. Hanno preso atto, non abbiamo ancora una risposta e quindi per noi questo rimane un problema aperto. Sicuramente consideriamo importante quello che è avvenuto oggi, ma pensiamo che non possa essere un fatto eccezionale, ma deve diventare una norma il fatto che c'è un confronto prima che il governo prenda le decisioni. Poi naturalmente ognuno si assume le sue responsabilità e sicuramente lo consideriamo un nostro primo risultato il fatto che la logica del minor prezzo sia stata tolta dal tavolo e che indica non solo l'importanza della tutela dei lavoratori, ma che oggi al centro ci deve essere non quanto spendo, ma come le faccio bene le opere e come tutelo la sicurezza sui lavoratori. Tra l'altro, purtroppo vorrei ricordare che questo è un tema non risolto, perché tutti i giorni continuano a morire delle persone e quindi è chiaro che questo è un nodo che deve essere affrontato con maggior forza. Vi riconfermo che domani mattina, colgo questa occasione, insieme a CISL e UIL saremo proprio qui davanti a manifestare per rendere evidente quello che è il nostro disegno di riforma del Paese e naturalmente per rivendicare il fatto che nessuno dal 1° di luglio debba essere licenziato.